Benvenuti e bentornati finalmente in questo mio nuovo video. Oggi vi porto la mia esperienza personale con la carta Buddy Bank dell'UniCredit. Allora, prima di iniziare questo video vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace sotto questo video perché sarebbe molto importante per la crescita del mio canale e gratuito per voi, di iscrivervi al mio canale se non l'aveste ancora fatto perché sempre gratuito per voi è importante per me e attivare la campanella delle notifiche. Ma ora bando alle ciance e iniziamo. E voglio dire subito che questo video non è sponsorizzato dalla Buddy Bank, ma è una mia esperienza personale che voglio condividere con voi. E vi dicevo, la carta Buddy Bank arriva dentro questo scatola di nera, di cartone, semplice di cartone nera, così. È molto bello, devo fare i complimenti alla Buddy Bank sia per la velocità di apertura del conto e di invio della carta, sia perché arriva in questo cartoncino che è fatto con carta biodegradabile e riciclabile, quindi aiuta anche molto l'ambiente, quindi questo è veramente molto carino. La carta è fatta così, multicolore, quindi un misto tra il giovanile e un po' il tamarro, diciamo così, è però molto molto bella, mi piace. Davanti abbiamo il simbolo del Mastercard, quindi circuito praticamente mondiale, il nome debit per acquistare una carta di debito associata direttamente a un conto corrente vero e proprio, quindi non è una carta prepagata ricaricabile e possono solo sottoscriverla i maggiorenni. Dietro invece abbiamo il numero della carta, il codice di sicurezza, il nome e cognome dell'intestatario e l'IBAN, cosa che onestamente ho trovato molto molto interessante e comoda, il fatto di avere l'IBAN dietro la carta, perché se dovete comunicare l'IBAN al momento per farvi accreditare lo stipendio o comunque farvi fare un pagamento, secondo me è molto comodo avercelo direttamente dietro la carta senza doverlo scrivere a parte e comunque senza dover accedere per forza all'applicazione della carta. Soprattutto in questo momento con la mascherina, micro mascherina, e dover inserire manualmente la password. Allora, come richiedere la carta? Allora, la carta si richiede tramite applicazione che è disponibile sia su iOS e recentemente anche su Android, quindi su entrambe le piattaforme, e bisogna scaricare l'applicazione, fare la richiesta di attivazione della nuova carta, ovvero inviare tutti i documenti vari che è necessario per attivare la carta e aprire il conto. E io vi dico, praticamente l'ho fatto un mercoledì, ho fatto la richiesta, il giovedì mattina un impiegato vi farà effettuare una videochiamata per fare in modo che voi confermiate la vostra identità con i documenti che avete mandato via, quindi teneteli sotto mano. E una volta fatto questo, praticamente io il sabato ho ricevuto la notifica della spedizione, del corriere e del tracciamento della spedizione, e il lunedì, praticamente in contemporanea con l'attivazione effettiva del conto, mi è arrivata anche la carta che arriva disattivata, quindi dovrete attivarla sempre tramite l'applicazione. Come funziona la carta? Ora, praticamente la carta Buddy Bank, essendo una carta di debito, ha due diciamo pacchetti, tra virgolette, che è il pacchetto gratuito, ovvero a costo zero di emissioni e costo zero annuo, che è quella che ho io praticamente, che è la possibilità di prelevare tramite da ATM del UniCredit a costo zero, mentre c'è da altri ATM. E col 2 euro di commissione potrete fare bonifici SEPA diretti in modo totalmente gratuito, ma non bonifici ricorrenti, e avrete praticamente l'assistenza sulla carta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre tramite l'applicazione Buddy Bank. Mentre invece la carta, invece il modulo Love, che è il secondo pacchetto, che invece è quello a pagamento, costa 14,90 al mese e mi sembra che fino a fine anno 2021 sia in offerta 9,90 al mese. Cosa vi dà in più? Allora, vi dà la possibilità di prelevare gratuitamente in tutti gli sportelli, sia UniCredit che non in tutto il mondo, la possibilità di avere il concierge di lifestyle di Quintessential, ovvero praticamente un diciamo assistente personale a vostra disposizione tutti i giorni, tutto l'anno. Volete prenotare un ristorante, una cena romantica, volete prenotare un viaggio, i biglietti del cinema, i biglietti aerei, un albergo, poi potete chiedere qualsiasi cosa sia in modo scritto che in modo vocale tramite applicazione al concierge, e loro praticamente cercheranno di fare il possibile per accontentarvi. E da quei pochi video che ho visto su internet fanno veramente molto molto bene. Non l'ho ancora provato, però vi terrò aggiornati su quando lo proverò. E il vantaggio di questo
inoltre potrete fare anche bonifici ATM e bonifici SEPA diretti in modo gratuito e anche avere bonifici programmati mensilmente in modo totalmente gratuito. Il vantaggio di questo pacchetto qua è che voi potrete attivarlo anche se avrete richiesto inizialmente il modulo a costo zero, perché è un pacchetto che potete attivare e disattivare quando vorrete. Quindi, se volete andare in vacanza, potrete attivarlo per i giorni in cui andrete in vacanza o andrete a lavorare, dovrete lavorare, girare in Italia o anche in Europa, altrimenti e potrete disattivarlo quando non vi serve. Quindi questo è molto comodo rispetto ad altre carte che, una volta attivato il pacchetto a pagamento, non potrete più tornare indietro. Come ricaricare la carta? Come si ricarica la Buddy Bank? Si può ricaricare tramite conto corrente, tramite altre carte di debito o di credito, o tramite i contanti in tutti gli ATM evoluti di ultima generazione del circuito UniCredit, e che li potrete trovare facilmente tramite nell'applicazione. Vedrete la sezione appunto Trova ATM e vi geolocalizzerà con il vostro dispositivo e vi farà vedere tutti gli ATM intorno, anche quelli evoluti, dove potete ricaricare in contanti. È abbinabile la Buddy Bank, è abbinabile sia Apple Pay che Google Pay, quindi potete utilizzarla come pagamento NFC tramite smartphone o smartwatch. Inoltre è molto smart anche perché si può prelevare i contanti anche senza avere effettivamente la carta con sé, perché tramite l'applicazione, sempre negli sportelli ATM evoluti di ultima generazione, potrete prelevare senza la carta tramite un QR code o un codice barre che genererà automaticamente l'applicazione quando voi dovrete prelevare. Quindi non avrete, diciamo, visto che con lo smartphone ormai si fa di tutto, non avrete la necessità di avere la carta con voi, ma potrete fare tutto quanto tramite lo smartphone, quindi veramente molto comoda. E quindi vi dico, ve la consiglio assolutamente sì, perché è veramente molto smart, si può fare solo per i maggiorenni, quindi solo per chi, diciamo, lavora, diciamo così, non per i minorenni, e ve lo consiglio soprattutto come conto corrente personale, ok? In più vi lascerò qui sotto il link in descrizione, perché sempre della Buddy Bank vi offre anche la possibilità di avere delle carte di credito, quindi per chi appunto lavora molto può richiedere anche quelle oltre a questa qua. E vi ripeto, comunque vi lascio sotto il link in descrizione con il link del sito della Buddy Bank per avere maggiori informazioni, e in più vi lascio anche il mio link personale, perché se voi attiverete il conto Buddy Bank tramite il mio link, appena vi apriranno e attiveranno il conto, automaticamente verranno debitati, accreditati 40 euro a voi e 40 euro a me. Quindi, insomma, ci guadagniamo entrambi, perché voi guadagnate 40 euro anche attivando il conto costo zero, e io comunque ci guadagno 40 euro nel caso in cui. Spero che questo video vi sia piaciuto, grazie a tutti e alla prossima.